Grazie Presidente. Condivido pienamente il punto di vista del collega Fattori. La Copas esprime pareri obbligatori sui principali documenti di programmazione economica, sociale e territoriale e sulle proposte di legge istitutive o modificative di tali provvedimenti. Copas svolge verifiche sugli esiti delle politiche regionali, con specifico riferimento al loro impatto sulla vita sociale e sul ruolo dei soggetti sociali in Toscana. È proprio sulla vita sociale, sul vivere la città, sul vivere i nostri luoghi. Robespierre diceva: il cittadino è colui che partecipa al benessere sociale e economico della società in cui vive. Per favore, se potete fare un attimo di silenzio, Io una capisco breve. il clamore per una figura così storicamente rilevante come Robespierre, però prego di trattenere reazioni quando si citano. Quindi il diritto di Gabriele Bianchi a parlare in silenzio, prego di rispettarlo. Grazie, Presidente. Il cittadino è colui che partecipa al benessere sociale e economico della società in cui vive. In una società democratica, la patria è quello spazio etico in cui il cittadino contribuisce alla prosperità sociale, politica ed economica di essa. I membri del Copas dovrebbero considerare queste massime. Un'altra, Mahatma: se vuoi migliorare il mondo, devi migliorare la tua nazione. Se vuoi migliorare la tua regione, devi migliorare la tua famiglia. Se vuoi migliorare la tua famiglia, devi migliorare te stesso. Queste sono le basi di partenza. E la città, è proprio la città il primo centro aggregante di tante singolarità, dove queste possono acquisire il concetto anche di pace, che poi nella sua suo contorno più ampio è la prima fucina che insegna a vivere insieme, la città, la convivenza, perché la convivialità è frutto di una concordia comune. La città è un centro di coesione, ma nello stesso tempo di libertà per ogni singola individualità. Luoghi che non siano solo delle territorialità amministrative regolate da leggi che servono per legittimare il potere dall'alto, ordinamenti che trasformano poi il cittadino in una mera macchina, regalandogli le molle e gli ingranaggi, facendo sì che il cittadino non si senta far parte integrante della città, perdendosi addirittura in essa. Ma devono diventare dei centri di convivialità aggreganti, in modo che le singolarità siano lo specchio delle necessità e dei desideri degli altri. Oggi i centri abitativi talvolta non servono a questo scopo, sono luoghi in cui ci si abita ma non ci si vive. Le strade sono arterie costruite talvolta solo per le macchine. Le abitazioni tante volte diventano luoghi di rifugio, ma non di vita vissuta. Chi opera sul territorio e chi valuta delle proposte di legge dovrebbe tenere ben presente questi principi. I grandi magazzini, ad esempio, nei quali puoi trovare di tutto quello che serve, ma manca di un fattore fondamentale che è il calore, l'intimità, la quiete. In questo enorme bunker il consumatore magari spinge il carrello e evita di incontrare l'altro. Ecco, dobbiamo ricostruire questi punti di aggregazione, questi luoghi di sviluppo democratico e partecipativo. Ma anche nel pagare, l'acquisto viene pagato con carte di credito e si ha quasi l'impressione che sia tutto gratis. In questo modo si toglie il significato intrinseco della parola guadagnato, si levano quello che c'è dietro. Il consumatore può passare delle ore in quell'edificio, può incontrare conoscenti, amici, ma talvolta non li vede o fa finta di non notarli perché non ha tempo di fermarsi o di colloquiare. Quindi rinfrescare la coesione, rinfrescare la partecipazione, rinfrescare il dibattito pubblico, questo è il nostro appello a tutte le istituzioni, a tutte le strutture che lavorano a fianco delle istituzioni. Grazie.